Signore dei Miracoli, quel dipinto che lì è una storia molto antica, molto tradizionale e molto ricca anche in gastronomia, che è molto misteriosa. E le do una piccola rassegna su questa fede che abbiamo noi, quasi tutti i peruviani. E soprattutto è il patrono del Perù, è nombrato per nostro Papa Francesco, il patrono di tutti i migranti, 3 anni fa, e ieri ha dato un saluto molto speciale per la confraternita del Signore dei Miracoli, di Roma e anche di tutto il mondo. Che noi, Papa Francesco ci ha detto, il Signore dei Miracoli deve essere scuola di preghiera, di fede. Perché? Perché noi, e nostra processione è in Lima, Perù, e quando esce in processione ci sono più di 1,5 milioni di persone dietro questa immagine, una marea di gente, tutti per fede. Questa fede radica nel 1655, quando un schiavo Angola, dipinto su un muro, così l'immagine di Cristo crocifisso, e mi emoziono tanto, scusate un attimino perché io sono dei piccoli in questo, quindi. E poi un terremoto successo, distrutto quasi tutto Lima, e il muro che era dipinto, questa croce, è rimasto lì. E poi dicono, che strano, no? Qualcuno non capiva, bueno, ha avuto fortuna quel muro. Però con il passare del tempo è successo un altro terremoto, e nel 1687, che ha distrutto quasi tutto Lima, e il muro è rimasto lì. E lì, quando in quel tempo è quello che era incaricato della città di Lima, dice, questo sarà il signore del temblores, del terremoto. E quindi la gente ha cominciato a pregare. E quella data lì, bueno, non è che abbiamo tanto terremoto, però è una fede che cresce mano a mano. Poi, e nel 1671 le fanno la prima messa, e in quel tempo c'erano gli spagnoli, quindi c'era il re, il virrey che arrivava lì, governava il Perù, che in quel tempo non era Perù, era il Tahuantinsuyo, che è epoca un po' antica. Dopo mano a mano le fanno la prima processione il 20 ottobre del 1687. Di quel tempo alla data di oggi noi siamo ogni volta più giorni più fedeli, più cari, per quello si chiama la confraternita del Signore dei Miracoli. Poi mano a mano noi facciamo integrazione, perché in ogni paese del mondo dove c'è un peruviano, una che c'è questo cuore peruviano che abbiamo noi, che siamo molto orgogliosi della nostra biodiversità, e abbiamo la fede in questo Signore molto tradizionale, molto antico. È per quello che in ogni parte del mondo c'è il Signore dei Miracoli. Qua in Italia siamo in cerca di una quarantina di confraternita, del nord a sud, dell'est all'oest.